È il 5 settembre 1934. In riva al lago Erie viene rinvenuta la parte inferiore di una donna, con le cosce tagliate all'altezza delle ginocchia. Il corpo è stato trattato con un composto chimico che ha indurito la pelle e ne ha alterato il colore. Nelle settimane seguenti vengono rinvenuti altri pezzi della donna, ma la testa non verrà mai trovata. Un anno dopo, il 23 settembre del 1935 a Cleveland, due ragazzi stanno tornando da scuola e a un certo punto rimangono terrorizzati alla vista di un uomo disteso nell'erba, evirato e senza testa. Poco lontano viene rinvenuto un altro cadavere, anche questo evirato e senza testa. Le decapitazioni sono avvenute utilizzando un coltello e in modo preciso, mentre le vittime erano ancora vive. Siamo di fronte a un feroce serial killer e in base al modus operandi si tratta probabilmente di un medico o di un macellaio. Passa un altro anno, durante il quale vengono ritrovati i cadaveri di altre 5 vittime di quello che è stato soprannominato il macellaio di Cleveland. I corpi sono stati rinvenuti tutti senza testa e spesso fatti a pezzi. A Cleveland la gente è nel panico e la polizia brancola nel buio. La stampa attacca il modo in cui vengono svolte le indagini e le autorità vengono ritenute incapaci di far fronte alla grave minaccia. Il sindaco di Cleveland, stanco della situazione, nomina come responsabile della sicurezza niente meno che Elliot Ness. Questo è l'uomo che, al comando di una squadra di agenti soprannominati gli Intoccabili, portò alla cattura di Al Capone. Ness sembra l'uomo giusto per catturare il macellaio di Cleveland. Elliot Ness, l'uomo scelto dal sindaco di Cleveland per catturare il brutale assassino che ha decapitato e fatto a pezzi 7 persone, intervista, insieme ai suoi detective, migliaia di persone. Purtroppo è tutto inutile, neppure il responsabile della cattura di Al Capone riesce ad arrestare il macellaio di Cleveland. Questi smembra altre 6 persone in 2 anni, ed Elliot Ness, esasperato dal non riuscire a trovare il serial killer, fa arrestare decine di persone e le torchia per giorni, minacciando anche le famiglie. Il tenente David Coles, studiando il caso, sospetta di un chirurgo dal fisico massiccio e di nome Francis Sweeney, veterano della Prima Guerra Mondiale, durante la quale ha svolto diverse amputazioni d'urgenza. Sweeney è alcolizzato e aggressivo e frequenta una clinica per disintossicarsi. Nei giorni in cui sono avvenuti gli omicidi, il chirurgo non era presente nella struttura. Il sospettato viene interrogato ed esegue il test della macchina della verità, fallendolo. Il tribunale non accetta il poligrafo come prova e il dottore viene rilasciato. Il chirurgo, che è cugino del deputato Martin Sweeney, manderà per anni lettere di minaccia e derisione a Elliot Ness. Questi si dà all'alcol e muore di infarto a 54 anni. Verrà considerato come la 14ª vittima del macellaio pazzo. L'assassino non verrà mai trovato. Gli omicidi accertati sono 12, avvenuti tra il 35 e il 38, ma in Pennsylvania, fin dagli anni 20, sono stati trovati molti corpi decapitati, forse riconducibili allo stesso killer. L'identità del macellaio di Cleveland rimane ancora oggi un mistero. Se il video ti è piaciuto, metti un like, un commento, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Tra pochi giorni un nuovo video. Ciao!